Amici di Formula Italian Team, ben ritrovati, buonasera da parte di Andrea Longagnani in arte di Erlong 2110, coadiuvato questa sera per questo Grand Prix del Brasile da parte di Raffaele Lelli per i Piroshi. Buonasera, da credo un primaverile allergico Andrea Longagnani. Ciao Doc, buonasera l'ingegnere direttore Garabadolato, buonasera chat che tra l'altro privilegiata ha assistito uno dei miei piccoli errori. La precedente live verrà cancellata, quindi se non l'hanno chi non l'ha seguita, e tranne noi tre, non sapranno mai tutto ciò. Che, non ho capito che è successo. Nulla, un piccolo errore, avevo dimenticato di collegare il cavolano, quindi stavo facendo 8 stream con solo il wifi e scattavo un pochettino, quindi guarda, interrotto la precedente live e siamo in una nuova. Molto bene, questa sera ormai un campionato che tutto sommato non ha più nulla da regalare, nel senso che il buon Crick ha vinto la gara del Qatar, ha vinto il campionato piloti, ha vinto anche il campionato costruttori, sempre nella stessa gara, e adesso diciamo veleggia verso l'ampliare il record di vittorie ottenute in un anno in Premier League. La scorsa è stata la decima, se non mi sbaglio, e quindi adesso il caro Luni e il caro Lopensky si ritrovano ad avere il secondo posto in questa personale classifica. Siamo in pochi questa sera perché mancano le due Mercedes di Osvaldo Pott e Giancine, mancano Robby, Alex Pilotino e Tartaruga 88, e come di consueto è già comunicato, manca il buon River Tsunami. I piloti sono scesi in pista e quando mancano ormai 8 minuti e 50 al termine, il primo in virtuale pole position è il buon Emis 72 in 1.897, unico pilota a scendere sotto il muro dell'1.9, poi c'è Fulgas in 1.9148, Crick in 1.9196, poi Rugio in 1.94 e via via tutti gli altri. Un Rugio che purtroppo anche in Qatar ha visto un solito leitmotiv di quest'anno, partire abbastanza bene e poi combinare qualche cosuccia che non gli permetteva di prendere i punti che stava meritando, ed è stato purtroppo diciamo tagliato fuori anche da questo. Mi ricordo in Ungheria in prima posizione da solo e non è riuscito diciamo a portare a casa la vittoria, in quanto si è girato a pochi giri dal termine per poi risalire in top 5. Raffa, circuito che ormai conosciamo tutti, se quello del Qatar era la prima apparizione all'interno dei campionati di Formula Italian Team, Interlagos diciamo che lo conoscono bene o male tutti. Assolutamente sì, vista la mia assenza 2 settimane fa o insomma in Qatar per il round che ha incoronato Crick, mi prendo un attimo di dire per complimentarmi anche in diretta con lui, non solo in privato, ma anche per insomma proiettarci verso le finals. È già il pilota che ha più punti di tutti, per carità, in base al valore dei campionati poi le vetture verranno assegnate, ma 310 contro una Master che per giocatissima punto su punto sono intorno ai 190, al più vicino è Michael Esport a quota 270, quindi Michael dovrebbe vincere entrambe le gare, dobbiamo fare i conti tra un campionato e l'altro ormai per avere un po' di brio. E è tra virgolette un peccato che si essere in 10 soltanto questa sera, poiché avevo visto che con le wildcard aveva ritrovato vitalità anche la griglia di partenza, soprattutto al centro gruppo c'era un pacchetto di mischia veramente rocambolesco, l'eterna sfida tra Alex Naspaz e Robby, questa sera assente Robby ed Alex, presente il buon Naspaz. Ecco, magari è la gara per il colpaccio per qualche pilota singolo, un Tex, un Naspaz per il miglior risultato stagionale, ma così anche per Ezio per provare a puntare al podio. Poi due wildcard tuttavia sono presenti, ne vediamo in Alpine, in Alfa Tauri per il momento ferma ai box, Fulgas e VPR Giuliano, l'Alpine invece è con Emis e Tex. Emis che ha lasciato strada, ci aiutiamo anche con le grafiche, 12 millesimi soltanto di vantaggio ai confronti di Rugio, che deve aver da poco fatto registrare un tempo cronometrato. Assolutamente sì, è l'unico che non ha fatto registrare in questo momento il tempo, è il pilota della
dell'Alpine, il compagno di squadra di Emis, il buon Tex, purtroppo è stato vittima, tra virgolette, di una disconnessione e che lo ha portato a saltare il primo, ovviamente il primo spezzone di qualifica. Ormai mancano 5 minuti e 30 al termine. Interlagos da definizione, ovviamente tra due laghi, e quindi abbiamo sempre visto il più spesso, soprattutto l'anno scorso, fenomeni piovosi e naturali incredibili proprio per l'umidità che c'è all'interno di questa zona di San Paolo. E quindi non mi aspetto, diciamo, un sole che timidamente fa capolino dal cielo coperto anche per la gara, perché la pioggia è dietro l'angolo. Se abbiamo lasciato ovviamente i lidi più sabbiosi e deserti del Qatar, qui la pioggia è sempre diciamo dietro l'angolo. È vero anche che in Brasile ovviamente si è corso da sempre, è uno dei circuiti che è rimasto diciamo molto fedele al suo layout, e soprattutto segue un po' di pieghe naturali che offre il circuito. Ricordiamo la curva 1 e curva 2, la S do Senna, poi la Peraltada, che piano piano diciamo è una curva unica, ma per diciamo regolamento FIA ne ha 4 assieme, un disastro di curve come curva 1 e curva 2 in Austria. Poi ovviamente il tratto che sta percorrendo adesso Tex, Pinerigno, e poi tortuoso T2, che mette un pochettino in difficoltà anche i piloti nel trovare il bilanciamento d'assetto più consono per questo circuito, perché ovviamente ci sono due zone di DRS, una sul rettilineo di arrivo e una invece dopo la S do Senna, e si può sorpassare, ovviamente ci si può divertire abbastanza. Vedremo chi potrà lottare. Ecco, intanto Rugio ha fatto segnare il tempo in 1:08.911, quindi va a prendersi attualmente la prima fila dietro al buon Emis. Qualifiche sempre state molto molto tirate in Brasile, diciamo che i punti dove fare la differenza, caro Raffa, qui non sono tantissimi, e ovviamente lo si vede all'interno delle qualifiche di tutti gli anni che sono stati in Formula Italian Team. Assolutamente sì, ed è anche una delle piste che ha un dato particolare, ovvero a livello di statistiche per quanto riguarda la Master. E noi e tutti ormai siamo abituati a, ok, 13-14 campioni della Master League. Il 2010 ce lo dovrebbe raccontare meglio il caro Batulato, che credo fosse uno dei pochi presenti, poiché Mark arrivò più tardi. Del 2010 abbiamo solo la classifica di una gara che si corse su F1 2010 proprio qui in Brasile, e che quindi ha un'edizione in più segnata nelle statistiche. Le altre gare non ce ne vogliate, io nel 2010 credo io fossi ancora dietro ai Pokémon, quindi quell'anno avevamo deciso, diciamo, in realtà partimmo, il gruppo inizialmente era su Facebook, quindi non abbiamo dei grandi dati, però decidemmo di fare una stagione con due gruppi, e poi sostanzialmente i qualificati facevano una gara finale, che era quella in cui appunto si giocava il campionato, che fu deciso appunto in Brasile, che era il circuito più, come dire, ci sembrava all'epoca il più completo, e quindi i risultati furono questi qua. Tra l'altro abbiamo ancora le foto sul server del gruppo 1, mi sale un po', diciamo, di commozione. Il gruppo 1, diciamo, uno di quei due gruppi con piloti, Kimi, penso che molti se lo ricordano, oppure anche Fulmine, Ettore, veramente stiamo parlando di 15 anni fa quasi, quindi un database quasi sterminato. Però abbiamo su Trax la classifica con l'ultima gara, che è stata di F1 2010, che me la ricordo ancora, tra l'altro, anche se all'epoca non c'era lo share play, purtroppo, ragazzi, si andava col telefonino per registrare. Snocciolando i video per le 200 gare di Robby, Marco mi diceva che ha ritrovato ulteriori cose del 2014 e non ricordava, quindi l'archivio è ampio. Non con una qualità eccelsa, ma ampio. No, ma i primi anni, ragazzi, voi eravate giovanotti, però assicuro che tenere il telefono in mano per 2 ore non era facile.
Sicuramente, intanto il rosso, c'è stato un ritiro da parte del pilota Haas tra curva 1 e 2 proprio alla S Senna, e quindi purtroppo non potrà fare l'ultimo tentativo. Sono tutti in pista, ovviamente il primo sarà, anzi l'ultimo a lanciarsi sarà il buon Emis. Sta arrivando Rugio, anzi è arrivato al T2 51 millesimi, quindi tutto sommato in linea con il tempo fatto registrare nel giro precedente. Arriva in questo momento alla penultima curva 92 millesimi, quindi si migliora un pochettino Fuchs al T2. Ovviamente la grafica lascia un po' il tempo che trova, vedremo se riuscirà a prendere il primo posto e quindi una virtuale pole position. Arriva adesso sul traguardo 1.8.858, virtuale pole completata da parte di Rugio 81, ma sta arrivando Emis in un grande T1, 124 millesimi tolti dal suo tempo registrato in precedenza. Vediamo se il pilota alpine riuscirà a prendersi questa pole position. Crick intanto, sì, anche lui arriva in questo momento, 1.8.784, 434 millesimi tolti da Emis nel T2, e questo sarà veramente un gran giro per il pilota Upip. Va a prendersi la prima fila in 1.8.827, arriva Emis in questo momento sul traguardo, 1.8.494, grandissimo il T2 di Emis, che è andato a prendersi la pole position per questo Gran Premio del Brasile. È un Crick che ovviamente ha agguantato la prima fila, però Rafa, un Emis che diciamo in Brasile sta il fatto suo. Sì, è un classico Emis proprio qui in Brasile. L'unica difficoltà che, insomma, più volte ci ha raccontato è nei tornantini stretti, quindi come dicevi bene, nel tratto della Pinerigno un po' più tortuoso. Anche qui ricordo se fu nel 2017, in trazione agli ultimi due giri gli sfuggì la sua Renault e perse in quel modo il primo podio alla quale dava ancora la caccia. E gran bella prestazione, gran bella qualifica in realtà in questa finale, perché non mi aspettavo Upip e Emis così tanto competitivi. Rugio lo avevamo intravisto, ma doveva mettere insieme il giro. Ancora di più l'ho dovuto mettere insieme Emis, perché nei giri precedenti aveva commesso anche qualche errorino. Ha deciso di fare due giri di lancio, tra l'altro, su questa gomma. Non era stato annullato il giro nel richiamo verso destra in discesa alla S2 Senna, forse non gli era piaciuta come uscita, ha deciso di rilanciarsi. Quindi davvero freddo, bravo, una bella iniezione di fiducia per insomma un pilota estremamente consapevole dei propri mezzi, dei propri limiti, e che però insomma dà morale anche per lui, immagino, dai, qualche prestazione positiva, sebbene ormai sia tutto definito tranne la zona finals, poiché questa buona qualifica di Upip ne può approfittare vista l'assenza di Tartaruga. Quinto posto a quota 113, Upip sesto 90, ne deve prendere 23 a Tartaruga. Ci contiamo anche che non credo River al terzo posto in classifica parteciperà alle finals, e quindi ci sono virtualmente due posti disponibili, però si giocano la posizione Tartaruga e Upip. Assolutamente, quindi la griglia di partenza vede Emis in prima posizione, poi Crick, Upip, Rugio, Fulgas, Ezio, Il Rosso, VPR, Giuliano, Tex e ultimo Naspaz in 1.11.0. A breve ovviamente vedremo la griglia di partenza schierata per andare a incominciare il Gran Premio del Brasile. Io ovviamente prima avete parlato di reperti storici, e qui ci fu un reperto storico bellissimo, ovvero la morte di Ricky, che ricordiamo sempre con discreto gaudio, caro Badolato. Non so se la vuoi raccontare. Uno dei pezzi forti dell'epoca, tra l'altro uno schianto clamoroso, cioè veramente a guardarlo, anche se era un gioco, sinceramente fece male soltanto, anche se era un videogioco, veramente, ma fece impressione soltanto guardarlo, ecco, quel video. Lasciami un attimo salutare, volevo anche salutare un secondo il vice campione della Prime League 2016, che ho letto in chat che ha scritto, molti lo conosceranno, anche perché Raffaele chiaramente lo conosce, Morno79, cioè Mauro, che ci saluta dalla chat. Ciao Mauro, e allora, bello.
Salutiamo il buon Mornon, ecco, quindi salutiamo ovviamente tutta quanta la chat, ma il buon Mornon fa sempre bello rivedere, ritrovare ovviamente tutti i piloti che magari ovviamente non seguono tantissimo i nostri campionati, ma ogni tanto si ricordano di fare un piccolo salutino, è molto molto caloroso e ben voluto, ecco, questo gesto. Il caro Raffa cita sempre che Fit è quello scatolone dei ricordi che metti in soffitta e pian piano ogni tanto lo prendi e guardi dentro, diciamo, e rivivi un po' le emozioni, quindi, che hai avuto all'interno di questa community, una community che ricordiamo va avanti da ormai 14 anni, siamo alla fine dei 14 e chissà, l'anno prossimo ci sarà il quindicesimo anno, mi viene da dire che Fit è pronta per prendere il patentino della moto, del motorino, quindi è un traguardo importante. Raffa, secondo te chi vince la gara? Ti dirò, nel mentre che sta scorrendo insomma impressione la griglia di partenza, ma tra virgolette c'è poco da dire, insomma sono in 10, lo vedete rapidamente, Naspaz e Tex in quinta fila, quarta fila per VPR, Giuliano e Rosso 93, terza fila per Ezio e Full Gas, quarta posizione per Ruggio, terza per Rubip, seconda per Crick, prima per Emis, tutti su gomma gialla, in realtà tutti, la metà della griglia, 2, 4, 5, sì, 5 sulla gialla e 5 sull'Art, quelli sulla media sono Emis e Crick in prima fila, Ruggio in quarta posizione, Rosso 93 in settima e Naspaz in decima ed ultima casella, tutti gli altri vanno sulla hard. Spero in Upip a questo punto, dai, perché visto che c'è poco da giocarci, magari Upip recupera quei punti utili a Tartaruga, per Tartaruga che poi deve tornare la settimana prossima da Abu Dhabi e giocarsi la posizione con lui. Non me ne vogliono Emis per la gioia magari di Tappa o Ruggio, però qualche, insomma, un po' di pepe per il finale ad Abu Dhabi, altrimenti se no arriviamo veramente con tutto già segnato. Andre invece, pronostico? Io vado su Emis, dai, mi gioco Emis, che lo vedo pimpante stasera. Molto bene, quindi Emis e Upip, i pronosticati, ovviamente fateci pervenire il vostro personale pronosticato all'interno dei 10 partenti all'interno di questo Gran Premio dell'autodromo José Carlos Pace in San Paolo, Brasile. Sono tutti ovviamente schierati all'interno della griglia di partenza e vediamo chi avrà il miglior scatto per questa gara della Prime League. Partono le vetture con un buonissimo scatto da parte di Crick e subito anche lo scatto incredibile da parte di Ruggio, che non ha cannato una partenza quest'anno, è incredibile, va a prendersi la seconda posizione intanto, purtroppo, mannaggia, il rosso proprio dove si è ritirato prima in qualifica va a schiantarsi sul muretto esterno di curva 2 e ci sarà safety car, quindi subito partenza di Crick a fionda, Emis un pochettino al palo, ma Ruggio un'altra volta una gran partenza, Rafa. Assolutamente sì, subito safety car intanto, ma non credo a livello strategico cambierà molto. Emis lo immaginavamo già chi parte secondo, insomma sulla fila di destra dalle telecamere frontali rispetto al rettino principale, riesce sempre avendo l'interno e forse qualche grado in meno di percentuale di salita, diciamo, lì all'interno e stando vicino al muretto. Ci aspettavamo insomma passasse Crick, non Ruggio, quindi davvero bravo, poiché aveva davanti a sé la vettura, l'Alpine di Emis, che immagino sia partita con un po' di difficoltà classiche dovute al device, ai potenziometri che utilizza Emanuele Nartacci, però ancora una volta è davvero ben detto, non canna una partenza Ruggio, preciso. Emis invece forse la foga l'ho anche portato a frenare in ritardo alla 1, è andato leggermente sul prato nel richiamo verso la 2, ha rischiato quindi anche che Upip si infilasse, ma già erano sventolate le bandiere gialle, quindi attivo il regime di safety car. In questo modo ovviamente guadagnano le posizioni Giuliano, Tex e Naspaz nei confronti del ritirato Rosso 93, davvero un altro peccato, perché insomma già siamo pochini, poi le wildcard ci provano, è importante chiudere i giri, finirla alla prima curva. Non ho notato se c'è stato un contatto con qualche pilota, perché non ci sono segnalati dal live timing né danni né avvertimenti per collisioni, quindi forse semplicemente la gomma non perfettamente in temperatura, era uno dei piloti a partire con la gomma media, sì, quindi in realtà sì, doveva essere abbastanza calda la gomma rispetto a tutti gli altri collari. Secondo lei l'ha sentito il mio sì?
quando snocciolava la seconda posizione in griglia di partenza nel 2020, mamma mia, sono passati ormai 4 anni, bellissimo. Comunque, siamo sotto safety car, Crick è lì davanti in prima posizione, seconda posizione per Ruggio, terzo Emis, poi il plotone di macchine su gomma hard che vede diciamo essere capitanato da Upip in quarta posizione, poi Full Gas, Ezio e VPR Giuliano, Tex e Naspaz, che è l'ultimo dei piloti ovviamente sia all'interno della griglia in questo momento, sia della scelta della mescola, ovviamente su gomma media anche il pilota Ferrari. Raffa, ricordiamo ovviamente, se non mi sbaglio, intanto la safety car rientra in questo giro, dovrà prendere spazio il buon Crick per evitare magari di avere un po' di limitatore stile Monza 2020 oppure Mugello 2020, però nella realtà. Quindi prende spazio il buon Crick, vedremo quando ripartirà il pilota McLaren là davanti, penso che sceglierà di ripartire proprio all'ultimo per evitare un attacco da parte di Ruggio. Invece parte adesso, attenzione perché Upip è subito francobollato a Emis, che è rimasto un pochettino piantato. Attenzione ad Upip con questa gomma media, va all'interno e all'esterno addirittura si ritrova Full Gas, che stava tentando di attaccare a sua volta Upip. Emis è stato molto molto bravo, ha tenuto l'interno, è riuscito a difendersi in staccata di curva 1. Crick sembra già voler andare via, intanto Naspaz passa il pilota dell'Alpine Tex, quindi va a prendersi la ottava posizione, ovviamente gomma media per lui, avrà un po' di facilità in più a metterla in temperatura, in quanto il pilota, ovviamente compagno di squadra di Emis, ha la gomma bianca. Tanto là davanti sembra un pochettino più pimpante il passo di Crick, che è a 8 decimi in questo momento nei confronti 9, quasi sopra al secondo il pilota della McLaren, con Emis che sta scalpitando per cercare di passare Ruggio e non fa scappare Crick, che andrebbe a fare un grandissimo filotto di vittorie, quasi come, anzi forse più importante rispetto a quello che ha avuto ad inizio stagione, 1:12.0, il giro più veloce della gara in questo momento. Sono a 8 decimi intanto dietro il plotone di piloti con gomma hard, si è staccato ad 1:04 nei confronti di Emis, sono ovviamente Upip e Full Gas i due piloti che sono direttamente in corsa contro il terzetto di testa. Intanto ancora Naspaz, sorpasso ancora prima di curva 4 e va a prendersi la settima posizione, quindi due posizioni recuperate per Paolone sulla sua Ferrari. Raffa, io credo, una lettura un po' bizzarra, ma ovviamente Emis sembra averne molto di più rispetto a Ruggio e sta cercando in ogni modo, non sa più dove mettere le gomme, addirittura la Pinerigno ha cercato anche un incrocio. Sì, la sua difficoltà ovviamente adesso sarà anche che Ruggio ha il DRS rispetto a Crick, e difficile immagino riuscire a trovare il sorpasso in questo frangente, soprattutto poiché immagino Emis viaggi leggermente più carico rispetto a tutta la compagnia solito. Anche questo è un dato che spesso ci ha raccontato. Vediamo se Full Gas riesce nei confronti di Upip, perché DRS attivo, ma non arriva da adesso, giusto, è stato abilitato visti il singolo, tuttavia completato giro dietro la safety car, quindi abbiamo dovuto aspettare due giri. Già mi sono abituato al regolamento 2024, visto che anche noi l'anno prossimo dovremo aspettare soltanto un giro per poi avere la possibilità di utilizzare l'ala mobile. Va all'interno Full Gas nei confronti di Upip, che tenta di difendersi in qualche modo alla uscita del lago, ma nulla da fare per Full Gas, e guadagna un'ottima, per il momento comoda, quarta posizione, 2-6 da chiudere nei confronti di Emis, che rimane lì. Ruggio anche egli sta comodamente in zona di DRS con Crick, non è una pista dove si può tutto sommato fare questa enorme differenza, la conosciamo ormai tutti da anni, le gomme sono quelle, sono tutti e tre sulla stessa strategia. Dubito fortemente Crick possa scappare, anzi magari può essere una delle poche gare dove dovrà sbottonarsi in qualche difesa, qualche attacco un po' più spinto, anche per divertirsi, per anche rispondere alla tua riflessione precedente. Il filotto di vittorie di Crick nella prima parte di stagione è di 5,
con dall'Australia alla Spagna, per il momento è in serie, è arrivato alla quarta vittoria consecutiva da Italia a Qatar. Molto bene, tanto Emis fa registrare il giro più veloce della gara in 1:11.5. Stanno viaggiando ovviamente con questo DRS dietro a Crick. Non credo che Ruggio voglia andare ad attaccare il pilota della McLaren in questo momento. Storicamente non è un circuito così abrasivo sulla gomma. Ricordiamo i 40 e passa giri che aveva fatto Alberto 222, se non mi sbaglio, nel 2020. In Master fece 42 giri sulla gomma soft e portò veramente la gomma rossa in uno stato di degrado incredibile, ma continuò a martellare sugli stessi tempi fatti da inizio stint. Quindi vedremo anche cosa tenteranno di fare, se andare su una soft nel finale oppure se a questo punto i piloti che hanno scelto la gomma bianca si ritroveranno a dover allungare un po' lo stint. Attenzione, perché Ruggio si fa tutto sulla destra e va a passare ancora prima dalla staccata di curva 1 il pilota della McLaren in testa da inizio gara. E va a prendere ovviamente la prima posizione, passa anche VPR Giuliano nei confronti di Naspaz in staccata di curva 1 e quindi va a prendersi la settima posizione. Ovviamente devono cercare di giocare di squadra qua davanti. Non è finita, perché Naspaz sta per tentare l'attacco nei confronti di VPR Giuliano e va a prendersi la posizione all'interno nei confronti del pilota dell'Alfa Tauri. Un po' di battaglia anche là dietro, un terzetto molto molto intrigante con Naspaz che ha gomma media e i due piloti dietro che lo inseguono gomma hard. Si fa vedere negli specchietti il buon text nei confronti di VPR Giuliano. Ovviamente qua nel guidato perde qualcosina Naspaz nei confronti di VPR Giuliano, che credo che stia cercando di non andare a tamponarlo, soprattutto nelle staccate. Oh, attenzione, penso che abbia fatto un errore Tex, l'avevo visto andare verso i prati all'interno della penultima curva. Lieve però esce fortissimo. In curva 1, perdonami, tenta l'incrocio Emis, ma nulla da fare, fa meno strada, prende la corsia di sinistra, Crick scappa via, però con questo errore sono in 3 in curva 1, contatto tra VPR Giuliano e Naspaz. Speriamo che non ci siano danni per il pilota dell'Alfa Tauri. Erano in 3 con Naspaz che aveva scelto la metà pista, ovviamente il centro della pista, per poi andare a difendersi. All'interno ci ha provato VPR Giuliano e all'esterno c'era Tex. È andato un po' lungo il pilota dell'Alfa Tauri, è andato a toccare la posteriore della Ferrari di Naspaz. Penso ci sia qualche danno, perché è molto sottosterzo il pilota dell'Alfa Tauri e infatti fa passare Tex. Sì, dal live timing lo vedono anche i ragazzi in live in questo momento in sovrimpressione, un danno abbastanza non pesante, ma comunque si fa sentire al fondo per Naspaz, mentre all'ala sulla destra per Giuliano, che nel T2 fa fatica in questo momento. Lì davanti invece è riuscito al sorpasso Emis nei confronti di Crick, adesso si avvicina anche molto nei confronti di Ruggio. Aveva commesso un piccolo errore Crick andando lungo alla staccata di curva 1 per difendersi dal DRS spalancato sull'Alpine di Emis. In questo modo è andato lungo, ha perso il secondo nei confronti di Ruggio e quindi nel rettilineo della retta opposta è riuscito poi Emis a chiudere la manovra, visto che Crick non aveva la possibilità di utilizzare il drag reduction system nei confronti di Ruggio. Assolutamente sì, è un campionato, ce lo domanda dalla chat Joe Puck. Amaramente questa sera siamo soltanto in 10, ma la Prime, categoria che ha detto al 50%, ci ha fatto divertire anche in questa stagione. Siamo prossimi alla conclusione, insomma la settimana prossima Crick è tanto sovrasterzo in uscita verso la Pinerigno. Settimana prossima concluderemo la stagione ad Abu Dhabi, poi una settimana di pausa se non vado errato e cominceranno le finals e siamo praticamente arrivati a F1 2024, anzi aperta la beta su EA Playtesting, aprile e maggio mi pare ci sono 3 sessioni di test, quindi andate, fate i chilometri, non fate i chilometri, allenatevi solo per i campionati, anche per la beta, trovate quanti più bug possibili per non troppi, che se no a settembre poi come Andre?
No, dico non troppi chilometri, che sennò a settembre poi. No, sulla beta va bene. Tanto il gioco della beta non è mai quello. Perché ho visto beta perfette, fantastiche. Nemmeno assetto corsa competizione, erano commoventi. E poi il gioco finale è un disastro. Quindi sulla beta andassero, trovassero quanti più bug possibili. Ok, ok. Dal 2021 io non la voglio più la beta, perché poi è stata un'annata molto fallimentare. Un gioco veramente orrendo per i miei punti di vista. Pensa che io su F1 2017 conossi Advance Apple nella beta. Io guarda questo quanto girava forte. E poi me lo ritrovai nei campionati FIT. Prima non lo conoscevo. Quindi magari poi trovi anche l'amico. Hai visto? Salutando Advance, è diventato bodybuilder enorme. Tornato in forma, soprattutto il sorriso. Che gli sport ricordo... soltanto quando vinceva a Monaco lo sentivamo felice. Traverso l'intanto di Emis, torniamo in pista. Assolutamente, perché c'è Crick molto vicino all'Emis, che ovviamente ha ancora il DRS, traverso anche Di Ruggio in uscita dalla penultima curva, chiamiamola penultima, anche se non lo è la quart'ultima ovviamente, però chiamiamola penultima, è un raccordo poi l'archibancata. Archibancata, perché la Peraltada è il mio compianto, il Gran Premio del Messico del circuito Los Hermanos Rodriguez, ovviamente me lo sogno anche la notte. Comunque non sono riusciti ad attaccare Ruggio, attenzione perché Emis si fa tutto all'interno, tenta l'attacco in questo momento, tira una gran staccata e va lungo e vediamo se No, Crick ha tenuto giù e l'ha tamponato. Allora un colpetto di lag di Emis. Perché pensavo che si è alzato il piede per restituire la posizione. Sì, l'ho visto trasparente, l'ho visto. Emis ha abbandonato la sessione. Mannaggia. Sembrava subito un po' il gioco che aveva fatto Verstappen nei confronti di Hamilton in Arabia Saudita per ridargli la posizione. Perché ovviamente aveva completato il sorpasso andando lungo. Ci poteva stare di dare subito la posizione. Forse quindi un danno a questo punto per Crick. Sì, penso proprio ha cannellato totalmente Ruggio. E forse qualcosa anche all'ala posteriore di Ruggio. No, Ruggio fortunatamente sano. Pesante invece il danno all'ala per Crick. Crick ovviamente va ai box in questo momento. Emis rientra e forse si riesce a difendere, quindi da Crick 5 secondi e stava andando quasi nel muretto a destra della pit lane. Mamma mia che rischio per il pilota della McLaren. Non è riuscito a passare il buon Ruggio, che rimane dietro all'Alpine di Emis. Vedremo se farà il suo best lap. Oh mamma quanto scatta Emis, lo vedo scattare parecchio, quindi attenzione, perché potrebbero esserci problemi di connessione per il pilota Alpine. Intanto dietro ovviamente erano a 4 secondi e 1 e adesso invece si sono riportati a 2 secondi e 3. Full gas, grandissimo traverso. Ovviamente adesso attenzione, perché sotto sterzo e posteriore completamente bloccato in impostazione della Pinerigno. Poi Juncao e su verso l'archibancadas, dove caro Raffa, il piccolo Rubigno si affacciava dal balcone di nonna di casa di nonna Isaura e vedeva sfrecciare le vetture. Ovviamente l'archibancada si è conosciuta sia per questo, ma anche per il disastro banana interno dello Sporting 2019. Bisogna dirlo, stiamo snocciolando diversi aneddoti sul Gran Premio del Brasile. Intanto là davanti stava per attaccare Ruggio all'esterno di Emis, ma non è riuscito a completare la manovra e quindi si ritrova sempre in seconda posizione. Naspaz intanto 3 secondi di penalità, il primo a prendere questi 3 secondi, va addirittura a passare Tex in incrocio in uscita da curva 2. E questi due stanno battagliando tantissimo. WPR Giuliano, che è andato a montare con una gomma media, ma era già partito. No, WPR Giuliano la sua gomma. Quindi niente, è andato a montare la gomma media perché aveva rotto l'ala su Naspaz e quindi si ritrova a 19 secondi e 1 da Crick che ritrova davanti Tex e Naspaz, che se le stanno suonando da inizio gara. E adesso vedremo se Ruggio ha intenzioni belliche là davanti con la staccata
all'esterno, attenzione, lascia spazio Emis, ancora va a prendersi un grandissimo controsorpasso Emis, però attenzione perché in questo momento prende il DRS. Reugio che addirittura va a prendere un cartello della MSC lì in fuori, completamente fuori traiettoria, e quindi non riesce a prendersi questa prima posizione. Là dietro Full Gas non ne sta approfittando, sta perdendo, è 4 secondi e 2 e sta sopraggiungendo ovviamente il buon Upip. Intanto Crick ne ha fatti fuori due perché è già passato davanti a Naspaz e Tex. Non vorrei che ci fosse stato un contatto, perché Tex addirittura è sprofondato 8 secondi e 5, e quindi magari una manovra un pochettino aggressiva nei confronti dei due piloti Crick. Questo ovviamente lo vedremo nel post gara, se ci sarà stato un contatto, se sarà stato solamente un errore da parte del pilota alpino. Ci riprova Ruggio, sempre verso curva 1 nei confronti di Emis, sembra chiusa questa volta la manovra, arriva con molto più slancio e ancora prima della staccata riesce ad andare davanti con il suo muso. Attenzione all'incrocio, potrebbe uscire più forte Emis ed avere il DRS a suo favore per il controsorpasso. È l'occasione forse migliore per continuare a battagliare, visto che sono lontani, doppio cambio di traiettoria da parte di Emis per ritagliarsi l'interno nei confronti di Ruggio, che si era difeso al centro della pista, è rimasto sui limiti questa volta Emis, quindi credo sorpasso va. Non mi è parso, ci siamo arrivati davvero all'ultimo, che le telecamere al solito non aiutano, però mi è parso ancora dentro la linea. Assolutamente, quindi largo qui, quindi attenzione perché l'impostazione ovviamente entra strettissimo e poi su ancora con Ruggio. È un po' più stretto Emis nelle traiettorie, mentre Ruggio mi sembra un pochettino più... Oh, attenzione qua, perché l'ho visto fare un bel controsterzo qua largo, e un altro controsterzo da parte di Ruggio non lo fa uscire benissimo. Deve... Io penso che ovviamente utilizzare l'ERS in questo momento non serva a nulla, perché è abbastanza distante, e quindi rimanere dietro anche per non perdere troppo tempo a battagliare. Ovviamente noi ci stiamo divertendo tantissimo, però devono pensare che Crick è su già tre giri di gomma hard, e credo che comodamente in fondo con quella, quindi è tra virgolette un undercut, per carità. Ha perso 4 secondi in più, credo. Upip su Full Gas, si è staccata su Full Gas interno e va fuori dalle linee il pilota dell'Aston Martin, completa il sorpasso, poi ferradura ancora fuori dalle linee Upip. Speriamo, qua non vorrei che fossero arrivati due avvisi per il pilota Aston Martin. Là davanti tutto tace per il momento. Crick sta arrivando adesso su Ezio, che è in una buonissima quinta posizione. Mamma mia, pochettino più fallosi, sì. Un pochettino più fallosi questa sera anche Crick, addirittura su questo tracciato che bene o male sì, non ci sono limiti della pista richiesti da parte della DG, però è sempre stato rinomato, diciamo, per cercare di non prendere i 3 secondi, e infatti VPR Giuliano 3 secondi per lui. Full Gas ripassa Upip in staccata di curva 1 e bravo a evitare, diciamo, l'incrocio cercato da Upip. Ancora Upip si mette al centro della pista, VPR Giuliano ancora prima della staccata di curva 4 va a prendersi la terza posizione. Oh mamma, intanto Ruggio là davanti deve aver fatto un errore, perché è uscito fuori dal secondo nei confronti di Emis, e quindi Emis prova a dare il primo strappettino, non era riuscito neanche a Crick. Vediamo se gli pagherà. Siamo arrivati al 17° giro dei 36 previsti, quasi a metà gara, e ancora non si sono fermati, quindi non capisco a questo punto i piloti che hanno messo gomma hard. Dicevi bene in precedenza, una pista con pochissima usura, credo si possa fare a questo punto al 50 gialla rossa, e magari semplicemente chi è partito con la bianca vuole non si fida troppo, insomma. Ai box là davanti 5 secondi per Emis, 5 secondi per Emis, ai box là davanti gomma hard,
sia per ovviamente il buon Ruggio, sia che per Emis. Ma io a questo punto sarei andato avanti, ti devo dire. La classica riprova che non abbiamo la benché minima idea delle strategie sulle piste, non proviamo, perché sì, la rossa, bianca, bene. No, ma più che altro, allora, ovviamente Crick arriverà in fondo con questa hard, però a 6 giri su questa gomma e ti mettevi ovviamente con una gomma di 2 step di morbidezza differenti. Emis è uscito con Ezio che gli tarpa le ali, attenzione, purtroppo, o meglio, Ezio sta facendo il suo, quindi è tranquillo lì davanti, vediamo se prova a tirare la staccata, sta perdendo del tempo ovviamente Emis nei confronti di Crick e nei confronti soprattutto di Ruggio, che era uscito a 1:08 nei confronti del pilota dell'Alpine, e addirittura qua gli ha recuperato quasi tutto il vantaggio che aveva avuto. È vero anche che sia Crick che Emis in questo momento hanno 5 secondi, va a prendersi anche il DRS Ruggio nei confronti di Emis, ovviamente adesso lo passerà il pilota dell'Alpine, passerà Ezio e quindi se lo ritroverà Ruggio nel T2 potrà riguadagnare il buon Emis nei confronti del pilota Ferrari. Vediamo, perché Ruggio esce fortissimo, è un po' piantato Ezio, e quindi a questo punto prende il DRS, il pilota della Ferrari si fa tutto sulla sinistra, vediamo se... però Ezio va e di tanto anche, tira la staccata Ezio, non l'ha neanche impensierito il pilota Aston Martin. E quindi intanto VPR Giuliano passa ovviamente Naspaz, che è andato ai box, è andato a montare Gomard, Tex in questo momento e Ezio devono rientrare come loro ovviamente Upip e Fulgas, che sono là davanti con Gomard di 18 giri, quasi sicuramente loro andranno sulla soft. E vediamo, sta perdendo ovviamente tanto Ruggio. Un po' timidino Ruggio in questo caso, perché passare ovviamente il pilota dell'Aston Martin voleva dire non perdere tutto questo tempo dietro di lui, addirittura 3 secondi e mezzo il distacco. Attenzione, perché infatti. L'avevo visto, Ezio voleva andare ai box, è stato saggissimo il pilota Aston Martin a tirare sul piede, perché Ruggio si era messo all'interno e lo stava passando. Quindi niente rossa per nessuno questa sera, caro Raffa. No, a questo punto sono curioso delle strategie all'accento, ma anche lunedì sport, visto Fiorino che in quest'ultima gara sta giocando tutto l'in, credo la proverà, immagino una gialla rossa giocata fino alla fine, poiché accadde anche nella Pro del 2021, se ti ricordi quell'incredibile Pro con le 2 Red Bull di Dadovizio e Berillo che fecero dannare Drago, no, era 2020 forse? No, 2020 sì. Era l'annata con Emma Felix in Ferrari. 2021 dovrebbe essere quella con Drago lievitato. E sì. Insomma, anche lì fu un GP finale bellissimo, poiché le 2 Red Bull erano prime e seconde con la gialla, Drago con la rossa, si tende per una quarantina di giri la gomma nel taschino per poi attaccare nel finale, insomma, contro 2 Red Bull che quell'anno soprattutto in Francia ci fecero saltare sulla sedia. Una davvero bellissima campagna. In Spagna ci fu il muro blu. In Francia anche. Se ricordi, si tiravano il DRS in Spagna, sì, verso la staccata di curva 1, ma anche in Francia ricordo verso la segna. Durò meno, quello sì. Però lì ci tasti il ritorno del muro blu. Dobbiamo rivedere gli highlights, le sintesi. Fino al 2021 ci sono, poi. Sono passati 3 anni da quel F1 2021 che ho rimosso molto volentieri dalla mia mente, non per la Pro. Beh, per la Pro c'eravamo io e Andre in cabina, i classici quanti sono in curva 1 in Austria, quindi erano i 5-6 che battagliavano. È stato un gran premio molto molto bello, era una Pro molto bella e tanti piloti molto molto veloci e ci siamo parecchio divertiti. Beh, sicuramente la Master di quest'anno, diciamo nessuno che spicca sugli altri, ma sono tutti che si stanno battagliando per
con dei passi incredibili tutti quanti, e stanno battagliando fino all'ultimo punticino per riuscire ad andare a conquistare il titolo di campione della Master League. Una pro che ha avuto tutto sommato il suo fine con Kaisermatt vincitore e Aston Martin anche del Gran Premio del Qatar e dei due campionati. La Sport ovviamente con Michael che ha primeggiato su di tutti, una Master invece che quest'anno ha fatto vedere, diciamo, di che pasta sono fatti tutti quanti. Non di sicuro una delle più veloci, però a livello medio tanti piloti forti che potevano vincere una gara assolutamente. Sì, soprattutto è sempre il livello medio che si alza. Ok, c'è qualcuno che spicca, ad esempio, insomma, per il Qatar si parlava della presenza di Smokeman estremamente veloce. Io basito, insomma, il fatto che ci siano ulteriori 3 decimi su PlayStation con i limiti alla pista controllati da poter tirare giù a quella Master è follia. Scusami, è arrivato Emis. Scusami, Emis, sì, su Crick, ancora prima della staccata di curva 1 e della conclusione del giro, va a prendere la posizione nei confronti di Crick. Un Crick che è sembrato non voler battagliare più di tanto. Ovviamente ricordiamo che tutte e due hanno 5 secondi di penalità. Mamma Crick, che gufata, Doc. Sbindata di Crick in uscita dalla 2 appena. Ma no, Crick che non è sembrato voler niente. E niente, addirittura è arrivato full gas nei suoi confronti. Quindi attenzione, perché potrebbe esserci un Crick non a podio questa sera. Quindi, ovviamente, ormai ha vinto quello che doveva vincere. Ha fatto il suo record personale, ha battuto il record di vittorie, eccetera eccetera, e quindi veleggia, è tranquillo. Se doveva scegliere un momento per fare un errore quest'anno, oltre ovviamente a Silverstone eccetera eccetera, credo che sia il momento migliore, ecco, per farlo. Ci ha provato all'interno della Juncao il buon full gas, che sarebbe, se ovviamente continua così, il primo podio da wildcard, non male per Full Gas, che va a prendersi la terza posizione all'esterno ancora prima della staccata della Este d'Ossenna. Attenzione, si è girato Naspaz, sì, era una Ferrari, ho detto oddio, sta a vedere che è Ruggio, e invece fortunatamente Ruggio ancora ben saldo in seconda posizione a 3 secondi e 4, quindi in questo momento avrebbe la vittoria in mano. Bisognerà vedere se Full Gas, con questa gomma media a 12 giri dalla fine, ovviamente ne ha di più nei confronti delle due hard là davanti. Mi è apparso Emis averne per poter allungare i confronti di Ruggio, quindi 12 giri, un secondo e mezzo da dover guadagnare ancora, quindi non è finita. Per carità, ci potrebbero anche essere ulteriori 3 secondi di penalità. Full Gas lo vedo comodo, argenti stretti sul podio, perché Crick con anche l'ennesimo testa coda sulla gomma oltre 6 giri in più sarà veramente dura. Dalla chat ringrazio Patrick per la correzione, sempre attento. La Pro 21 fu quella di Fabio il Surname, l'abbiamo anche corsa, ma sì, ma sono imbarazzante, l'ho detto che l'ho completamente rimossa dalla mia dal mio cervello. Emma Felix vinse quella nel 19, allora quella sì. Di Drago è sul 20, che poi in effetti prese l'anno di pausa nel 22 ad Abu Dhabi, tornò in Master League. C'è stato anche del bagarinaggio in chat, pigliate Lopeschi, pigliatelo, perché quello vende i biglietti, fa cose per le finals, accordi sotto banco, quindi comunque 25esimo giro dei 36 previsti, sta recuperando un pochettino alla volta. Ovviamente Full Gas ha 3 secondi di penalità in questo momento, e quindi purtroppo anche se arriva al buon Ruggio deve poi staccarlo. 4 secondi invece tra il 9 in questo momento per Emis, che gli servirebbe ancora un secondino, se fa questi errori qui Ruggio però in uscita glieli prende facilmente. Purtroppo diciamo che una Ferrari sbinnare così in uscita di curva, d'accordo, bene, in Prime League
Non è, pensavo di citare Leclerc, tanto per qualche coltellata in più non manca. Poveraccio, ha già scritto il suo come posso dire, il suo appuntamento, il suo episodio della Formula 1 dimenticata nei piloti sfortunati, quindi... il primo episodio, perché già c'è materiale per un secondo. Assolutamente. 4-3 intanto di distacco nei confronti di Rugio, il buon Emis, che sta veleggiando per il momento là davanti. Un Crick che è sprofondato a 3 secondi e 3 nei confronti di Full Gas. Un Crick, come detto, molto tranquillo in questo momento. 5 secondi di penalità, il quarto posto dovrebbe stargli più che stretto, a meno che ovviamente un Upip che l'anno scorso faceva delle gare solide, Upip, e invece quest'anno più la qualifica riusciva a fare, mi è sembrato un pochettino più indietro sul passo gara. Quest'anno è stato un peccato, l'anno scorso aveva fatto un finale di stagione molto molto consistente, un po' è mancato purtroppo il buon Upip. 4-1, cerca di mantenere questo distacco ovviamente Rugio, invece dietro 4,5 il distacco tra Full Gas e il pilota in seconda posizione. Nella retrovia invece VPR, Giuliano sta arrivando nei confronti di Naspas, tutti con tutte e due ovviamente con 3 secondi. Invece Tex è a 19 secondi da Naspas, ovviamente purtroppo il rosso è, c'è stato il ritiro del pilota Haas ancora prima che di completare un giro in uscita di curva 1, ha perso la macchina, vedremo se ci sarà stato un contatto, ma è una fase molto concitata la partenza, specialmente qui con la S Dossenna che va a sinistra in discesa, poi c'è il richiamo verso destra e lì bisogna stare molto molto attenti subito, perché è ancora peggio di un tornantino tra virgolette, un imbuto quella S lì. Tanto davanti ovviamente VPR Giuliano va a passare Naspaz con gomma hard ed è spettatore l'altra Ferrari ovviamente di Rugio, che continua a cercare di mantenere il distacco sotto ai 5 secondi e ci sta riuscendo alla grande, perché 8 giri è a 3,9 in questo momento il pilota della Ferrari. Dietro rimane invariato il distacco di Full Gas e poi Ezio e Upip in quinta e sesta posizione. C'è Foni invece, il sorpasso e controsorpasso tra Naspaz e Giuliano. Grandissimo Naspaz, va a prendersi la posizione. Attenzione perché vedo, ah no, ok, sono fantasma perché sta arrivando Rugio. Ho detto no, si è disconnesso purtroppo VPR Giuliano, invece no. Rugio, ecco, lo fa passare VPR Giuliano. Vediamo, qua ovviamente chiederà il DRS il buon Rugio, però per far questo sta perdendo tantissimo, 4 secondi e 6 nei confronti di Emis, per guadagnare 2 decimi nei confronti del pilota del pilota alpino. Ovviamente ha perso tantissimo per mantenere il passo di Naspaz. Ed ora gli tornerà sotto di slancio Giuliano, quindi dovrebbe avere il DRS però Naspaz. Non so se le vetture lo prendono, cioè se i doppiati lo prendono da chi ha pieni giri. Penso di sì, vediamo. Mi metto su Naspaz. Sì, al DRS. Buono a sapersi, nel caso mi devo trainare. Sai, nel caso uno rimane senza benzina, ma fattualità, non può capitare. Molto bene. E comunque 4 e 6 di svantaggio per Rugio, mancano 4 decimini da prendere in 7 giri per Emis. Vediamo se Rugio in questo momento sfodererà un po' di cavalli per cercare di colmare il distacco. Crick è ovviamente a 6 secondi 8 nei confronti di Full Gas. Un Crick che, lo avevo detto prima, è comodo in quarta posizione, sta perdendo anche nei confronti di Upip. 2,7 gli è arrivato il pilota Aston Martin, quindi in questo momento sarebbe davanti. Mamma mia.
Intanto VPR Giuliano ancora dietro, va a passare Naspaz nei confronti ancora prima della staccata di curva 1, e vedremo se Naspaz cercherà il controsorpasso. Esce male però dalla S2 Senna, avrà sì il DRS. Mamma quanto ersa ha Naspaz, mamma mia, ne ha tantissimo, ma l'ha usato, ditegli che c'è il tasto X per il sorpasso a Naspaz. Largo qui purtroppo. Per citare orribile Drive to Survive, possibilità di sorpasso, vai. Sì. Ma che cazzo succede? Ma perché? Ma non io al DRS. Niente. Non fatelo. Certo, no, per favore, niente. No, ma a me mi fa morire il primo episodio. Non mi ricordo chi, se era tipo Alonso che stava per sorpassare Sainz, una cosa del genere. Mm-hmm. E l'ingegnere gli fa, attiva il DRS. Ma proprio così, come per dire, adesso vai svernicia. Hai preso un potenziamento a caso, è diventato Mario Kart. Alcune cose sono belli di retroscena, per carità. E poi la curiosità personale di capire come è girato, se anche alcune parti vengono scritturate e magari i piloti acconsentono una sorta di performance tra virgolette attoriale post, insomma, al termine della stagione. Quella è una enorme curiosità personale. Poi alcune cose vengono raccontate in maniera davvero raccontate, tagliuzzate e modificate, la magia dell'editing in modo davvero preciso. Beh, quello che salta di più all'occhio è come fanno a montare le qualifiche, no? Sembra che lo fanno, sembra che sia in un giro singolo esce la macchina, ti seguono ovviamente libera. Quella macchina lì pista completamente tu, libera. Per carità, cioè, la Super Bowl è carino, Sì, sì, ci mancherebbe, però ecco, diciamo che messa così sembra che Leclerc ha girato per primo, poi ha girato Verstappen e poi ha girato quell'altro. Madonna, sai, a far 20 giri tipo, non mi ricordo se era nel 2004 era così, Andre, quando fece pole position la Minardi. Ma no, mi coglie alla sprovvista su questa cosa. Che le prove libere, allora non mi ricordo se era 2004 o 2005, chiedo aiuto anche alla chat. Le prove libere ti davano sostanzialmente l'ordine di uscita per le qualifiche, e quindi ovviamente tutti hanno cercato di fare la diciamo il giro piano. 2003? Francia 2003 con Jos Verstappen, tra l'altro. Eccole. Francia 2003. Sì. Jos Verstappen e chi correva? Il papà. Mm-hmm. Sì. Beh, oddio, Max che insomma, poi in anticipo. Praticamente tutti sapevano che il sabato, forse era una sorta di prequalifica, arrivava la pioggia nei primi minuti, e quindi tutti hanno fatto l'ultimo tempo con Schumacher che si murò 3 o 4 testa code, eccetera, eccetera, per uscire con la gomma, con la pista asciutta. E quella mi sembra bianco-nera, veramente esatto. Brutta, lasciatemelo dire, veramente brutta quella Minardi, cioè. Esatto. Ma non per il colore, perché sembrava quasi una macchina in miniatura, non lo so, era una macchina veramente brutta. Intanto là davanti Emis è riuscito a portare sopra i 5 secondi il distacco nei confronti di Ruggio, è a 5 e mezzo, e mancano 3 giri, quindi deve mantenere questo mezzo secondo per portare a casa la vittoria il pilota dell'Alpine. Là dietro Crick ovviamente perderà la posizione su Upip se il distacco rimarrà così, e perché è un secondo e 4 il pilota dell'Aston Martin. Ci sarà, speriamo, il primo podio per Full Gas 85 con questa gomma media. Ha fatto la strategia inversa nei confronti degli altri piloti, ha pagato, perché si è portato in terza posizione. 5-3-5-2, attenzione, forse un errorino di Emis nei confronti di Ruggio, perché in uscita dalla Juncao ha perso 3 decimi qui.
E quindi sta mantenendo anche, vedo molto conservativo Rugio nei confronti della parte ibrida, quindi attenzione perché potrebbe esserci un finale in volata, e finale in volata il caro Emis purtroppo ne è spettatore, perché ci ricordiamo tutti Prime League 2020 in Francia, perse per un millesimo su Brian, che andò a vincere la sua prima gara, si gira Naspas intanto in curva 1. Sì. Con il caro Raffa in commento invisibilio per il millesimo conquistato, 88 millesimi qua, due decimi. E attenzione, perché è tirata, 34esimo giro di 36 previsti, non è finita per Remis, che sembra essere molto più veloce in entrata curva. 4,9, attenzione, 4,9 per Rugio. Perde tantissimo in trazione Emis, perde veramente tanto in trazione nei confronti di Rugio. 4,7, mamma mia, forse un po' più carico a questo punto il pilota dell'Alpine. Spiegherebbe anche il Gran T2 che aveva fatto, dando 4 decimi ovviamente a se stesso. Tanto dietro Crick continua a rimanere davanti a Upip anche in pista, non riesce ad andare a prenderlo il pilota dell'Aston Martin. 4,6, 35 di 36, se ha qualcosa da giocare lo deve fare adesso il buon Emis, lo deve tirare fuori in questo momento tutto quello che ha per riportare Rugio sopra ai 5 secondi. 4,7, continuano a mancare quei 3 decimini che gli garantirebbero la vittoria. Che finale tirato. Attenzione, Naspas va a montare gomma soft per tentare il giro veloce. Eh no, ma è doppiato. Mannaggia, dovrebbe farcela forse per un giro. Intanto Emis ovviamente sta passando adesso sul traguardo per andare a completare l'ultimo giro. Vediamo, 4,5. 4 decimi da recuperare in un giro per il pilota della Alpine, e purtroppo è a corto di energia il pilota sulla sua power unit francese, ovviamente fornita da Renault. Vediamo, 4,6, sarà tiratissima per un Emis che ha condotto ovviamente la seconda parte di gara con un gran passo nei confronti di Rugio, ma purtroppo 5 secondi presi in entrata box e gli stanno costando caro in questo momento. T2 dove può fare la differenza, 4,8, gli mancano 2 decimini, adesso un decimino, attenzione si gira, mannaggia, è riuscito a non andare a muro, e quindi alla Juncao Emis va a completare la sua gara in prima posizione, ma purtroppo dovrà cedere la vittoria a un Rugio che è stato lì molto cauto. Emis passa sul traguardo, sconta i 5 secondi e va a vincere Rugio. Il Gran Premio di San Paolo arriverà adesso full gas in terza posizione, primo podio per lui in Premier League, poi Crick con tutta la calma del mondo va a prendersi la quarta posizione, che diventerà quinta perché anche lui ha preso 5 secondi, e quindi quarto Upip, quinto Crick, sesto Ezio, settimo Tex, e poi arriverà ottavo, anzi è già arrivato ottavo Giuliano, e Naspas su questa gomma soft sta togliendo 3 decimi al suo tempo. Caro Raffa, è stato un gran premio folle, un po' strano. Assolutamente sì, tanto per restare in tema assolutamente e mantenere bello sempre attivo il counter, per la livrea che diceva il buon Badolato, molto meglio quella del 2000 gialla con lo sponsor Telefonica, quella vabbè, ricorda la Minardi, e per la gara quella epica. Sì. Per la gara un gran peccato per Emis, perché aveva già dimostrato in qualifica, sì ok il setup forse immagino leggermente più carico rispetto alla concorrenza, il feeling con la pista evidente,
questo è davvero errore, incertezza, e credo anche di pochi chilometri orari all'ingresso della pit lane, perché mi è sembrato molto vicino Ruggio, cioè non ha preso questi metri di vantaggio alla staccata, quindi davvero sul chilometro orario credo se lo sia andato a giocare questa penalità, se la sia andata a guadagnare. E quindi, come già detto, un peccato. Diciamo che Crick ha girato male, perché ha tenuto giù, ha tamponato in quel modo Ruggio poco prima della disconnessione di Emis. È stato un po' un allineamento, diciamo, della sfortuna con la disconnessione di Emis, e che aveva da poco alzato Ruggio. Forse Crick può aver imparato, tra virgolette, imparato una piccola nota, non tenere giù così anche verso la ferratura, visto che comunque sarebbe stato complicato trovare spazio nei confronti di Ruggio in quel frangente. Diciamo si sarebbe salvato l'ala, ma è esperienza in più, dai, non va bene così. Assolutamente, intanto la rivediamo la griglia finale di arrivo: Ruggio in prima posizione, Emis secondo, terzo Fulgas, quarto Upip, quinto Crick, sesto Ezio, settimo Tex, ottavo VPR Giuliano, nono Naspaz, decimo il Rosso. Io direi che andiamo un po' in pausa, pochi secondi, e poi torniamo per le interviste. A tra poco. Ci sono, arrivo, eccoci qua! Ciao Don Roberto! E allora, state bene? Oggi vi faccio spendere qualche cosa! Ci vuole un qualcosa di forte, bene! Questa è una proposta gioca! State bene attenti! Un prodotto unico! È bello! Lo senti? Ti dà i brividi! Ti dà gioia! Questo prodotto è... È una maglietta a cotone 100%, vale 19, 29, 39, quello di 20 euro. È resistente negli anni. Lo vediamo meglio, eccolo qua. Fermati Aldo, soffermati su questa. Costa comunque più spesso, lo mettete senza maglione, eccetera, vi veste, fa abbigliamento. Praticamente fa da cosa pesante, anche invernale. La mettete col jeans, col pantalone elegante, bene. Ce n'è una, vieni Aldo, seguimi. Abbiamo la grigia, tinturita, la vinaccia e quella bianca, bene? Quando vi siederete direte, no pappo, non è possibile, no pappo! E invece sì, respira questa, è chiaro? Un prodotto ambito da tutti, a volte introvabile. Ve lo consiglio con cuore, con sudore e con gioia. Di nuovo in diretta, in questo caso per le interviste, con i primi per ora due, poi vediamo se riusciamo a recuperare anche Fulgas, perché in effetti le prime volte per alcune wildcard soprattutto non sono magari nel canale, ancora entrati nel canale Discord, e quindi è complicato recuperare anche il suo feedback. E quindi per il momento con i primi due classificati del Gran Premio del Brasile in categoria Premier League, gara 16 di 17. Cominciamo quindi da un Ruggio sorprendente, oddio, forse sorpreso più che sorprendente dalla vittoria finale, più perché Emis sembrava essere riuscito a scappare, ma la gara, insomma, te la lascio raccontare. La serata, soprattutto la qualifica, davvero bravi, molto bella. Ciao a tutti ragazzi, allora è stata una qualifica dove non sono riuscito a mettere il giro al completo tutto insieme, però pensavo di aver fatto un giro, poi ho visto Emis, ha fatto un gran tempo, non ci sarei mai arrivato e la pole era irraggiungibile. Alla partenza ho avuto un grande spunto perché ho sorpassato prima Upip e Emis alla prima staccata, per cui ho recuperato due posizioni, e poi c'è stata safety car e poi è iniziata la gara bella, perché c'è stato con Emis, mi sono divertito tantissimo, speravo durasse di più perché è stata una lotta veramente all'ultimo sangue, correttissima, mi sono divertito. Poi purtroppo c'è stato un problema di lag, qualcosa, e per non prendere mi sono un po' rallentato e purtroppo Cri da dietro mi si è rotto l'ala. E niente, poi dopo pit stop, siamo un Aston Martin ha rallentato prima Emis e poi me, ha messo quel distacco di 3,5 secondi all'incirca che è durato per un bel po'. Poi ho risparmiato un po' di hertz, gli ultimi due giri ho dato tutto e si era sui decimi, 4,8, 4,7, 4,9. Poi ho visto crollare Emis a 3 secondi, ho detto ho fatto un errore, ho detto allora si è vinto un Brasil. Molto bene, grazie mille Ruggio. E allora vediamo invece al secondo posto con Ema.
come detto in precedenza, gran bella qualifica. Qualche anno fa il primo podio su Fittari sfuggì al Pinerigno, quest'anno una vittoria all'amico Tupato. L'importante, diciamo, finché non perdi alla Chungao il titolo, perché l'escalation rischia di essere questa. Però dai, sei stato bravo. Sono mi rode assai, Raffaele. Oggi prima ci si è messa la connessione, quindi sembrava proprio che io questa gara non dovevo vincerla. E poi ho fatto sterore l'entrata, infatti me la sono rivista, sono entrato con 10 km di differenza, e quindi ho dato tutto per cercarlo di tirarlo fuori dai 5 secondi. Per un po' ci sono riuscito. Io sinceramente prima dell'errore ero arrivato a 4,9, prima dell'errore del fine primo del secondo settore, poi lì l'unico errore, insomma, mi stava per partire la macchina e addio il tentativo di provare a vincerla. Peccato, perché almeno in pista oggi ce n'ave, oggi c'è, oggi io devo giocarmela con quelli davanti a me, insomma, ecco. Il pasto c'è stato, un gran peccato, perché avevo promesso a Tex di dovevamo fare più punti possibili, approfittandone tra il ritiro di River e l'assenza di Robert, cerchiamo di arrivare almeno terzi nei costruttori. Diciamo che in parte ci siamo riusciti, avendo fatto secondo e settimo, quindi ci stiamo avvicinando, forse abbiamo mancano 34 punti, quindi forse si riesce forse all'ultima gara, forse usiamo il condizionale. Però ecco, non mi posso lamentare perché ho dato tutto. Peccato, diciamo, questo errore all'entrata della pit lane. Sinceramente inizialmente non volevo passare Ruggio, l'intenzione mia era quello di stare dietro e fare un undercut, volevo fare una sorpresa e anticipare, invece lui giustamente mi ha seguito e poi ho fatto il patatrack. Un gran peccato. Molto bene, grazie Doc. Qualche dubbio con i primi due? No, nessuno. Molto bene, dalla chat è detto invece il driver of the day, Full Gas, 75% delle preferenze, un Full Gas che, insomma, anche a livello di panico con i vari gruppi organizzativi stiamo recuperando il suo nick, stiamo provando, quindi attendiamo. Con Emis e Ruggio, ovviamente, comunque settimana prossima, se sarete presenti, ci sarà l'occasione per racconto generale della stagione, poi prospettive e proiezioni future. Aperta la beta, non so, ecco, Ruggio, se te ad esempio hai già fatto richiesta su EA Playtesting, beta per F1 24, aspettative, voglie, speranze, insomma, per questo nuovo gioco. No, non sapevo nemmeno l'esistenza della beta, devo essere sincero, sono un po'... Per me, cioè, il mondo internet lo conosco, ma non approfonditamente, insomma, sono un po' allergico. Ora proverò a capire come si fa e sicuramente il gioco l'ho già comprato, perché c'era la promozione F1 24, l'ho già comprato, quello sì, però della beta non ne sapevo e sicuramente, come ti dicevo, il gioco l'ho già comprato, sarò sicuramente presente nel fit della prossima stagione e spero che il gioco sia sempre... Io personalmente mi trovavo meglio con l'edizione precedente, col 22, io mi trovavo meglio, andavo più veloce. Nel 23 sono un pochino più lento, non so perché, non mi è riuscito a capire questa differenza. Nel 22 andavo più veloce. Ma invece qualche speranza, qualche innovazione? No, allora, riguardo alla beta, mai preso, mai... insomma, non mi interessa aspettare, cioè aspetto quando sarà il gioco. E riguardo, sì, ma pure io come prestazione ero più veloce lo scorso anno, però almeno forse quest'anno faccio meno danno rispetto allo scorso anno, perché vabbè, lo scorso anno era improponibile per me con la trazione, e poi nulla. Poi, sembra che dovrebbe essere completamente nuovo da quello che ho sentito, poi bisogna aspettare, ecco, inutile. Cioè, bisogna aspettare e vedere come sarà la nuova edizione.
Doc, tutto questo fermento quest'anno con Formula 2 e Kimi Antonelli, a Jeddah ad esempio hanno inquadrato solo lui, in F3 Mini, insomma gli italiani si difendono, magari qualche speranza anche per una tra virgolette storia decente, una modalità carriera. Ecco, con le Master deve ricordarsi che ha sviluppato i Toca Race Driver 1 e 2 che a livello di storia erano meravigliosi, anche diciamo la fantasia non solo nella sceneggiatura ma anche poi nella realizzazione con La vita nel paddock, che in quei due capitoli era, per carità, romanzati su PlayStation 2, quindi forse la nostalgia me li fa ricordare ultra realistici, però un minimo di cuore c'era. E te invece speranze per aspettative o cosa vorresti insomma su questo F1 24? Diciamo che i Ryan McCain non esistono più, quindi non esistono più proprio dal concetto di gioco, perché ovviamente internet ha aperto al multiplayer e difficilmente poi i giochi single player o comunque le modalità single player vengono come posso dire curate da parte della casa produttrice di giochi. L'abbiamo visto con tanti, ovviamente fanno grandi numeri all'inizio come può essere Hogwarts, Harry Potter, stra aspettato da tutti quanti, però la casa produttrice aveva detto ci sarà il single player, non il multiplayer, giochi finiti che hai giocato, ti sono piaciuti, però a livello di monetizzazione diciamo che fanno veramente poco. Uno di questi pionieri di questo nuovo mondo ludico è stato GTA Online, GTA 5 e poi GTA Online ovviamente. Hanno visto Rockstar, hanno visto l'incredibile successo che ha avuto la modalità online di GTA, anche lui nato come single player puro, e trasformato completamente con la possibilità di specialmente su PC di avere tantissime mod e quindi un mondo in evoluzione, cioè, sicuramente molto più remunerativo da parte di per le case produttrici. Ecco, GTA Online da quant'è che c'è? Hanno fatto la versione PlayStation 3, hanno fatto la versione PlayStation 4 e hanno rifatto la 5. Adesso GTA 6 uscirà poi nel 2025. È difficile secondo me che le case sviluppatrici dei giochi adesso si mettano a curare, come dicevo prima, una modalità single player, cioè non avrebbe senso. Lo puoi fare per magari gli amanti dei giochi del passato. Toca Race Driver era fantastico perché ti faceva praticamente, era un project car se alla fine andiamo a vedere, cioè project car 1 e 2 era palesemente Toca Race Driver, avevi molte moltissime categorie sul quale sbizzarrirti. Non mi ricordo se era la 506 gialla, la Peugeot 506 gialla, che era una macchina da battere sotto Crash Driver 2, e quindi ambivi ad avere quella lì. Però speranze ovviamente quest'anno hanno livellato un pochettino verso il basso, verso il basso nel senso verso tutti i piloti che non riescono ad avere la possibilità di provare tantissimo, e quindi c'è stata anche una standardizzazione di tutte le prestazioni. Buonissimo, per carità, buonissimo, perché vuol dire che più persone possono fruire comunque di una buonissima prestazione. È anche vero che però il brividino di avere la macchina di traverso come si aveva nel 2022 era bello, non era male. Vedremo, è 3 anni che dicono che devono cambiare il motore grafico, che devono cambiare la fisica di guida, cioè, però non fanno mai nulla, cioè, non fa mai nulla giustamente per il fatto che nel 2021, nel 2022 non si sapeva nulla ancora di com'era la situazione PlayStation 5. Adesso mi sembra che bene o male quasi tutti i giocatori di PlayStation abbiano preso una grande fetta dei giocatori di PlayStation abbia preso la PlayStation 5, quindi vedremo. Anche perché quando è che non mi ricordo mai io quando è che è uscita la PlayStation 4?
Allora, credo 2000... siamo arrivati al decimo anno di vita di PlayStation 4. Insomma, sicuro è il ciclo più lungo per una console. Cioè, adesso si hanno gli ordini PlayStation 5, 2013, ce l'hanno anche nei... 15 novembre 2013. Quindi sono si è entrati nell'undicesimo. 11 anni sono tanti per una console. Perché poi, per carità, ti dà la possibilità di giocare e di fare una versione dedicata, perché la PlayStation 4 comunque è stata una gran console. Però, cioè, anche per i possessori di PlayStation 5, no? Ora, tu spendi per comprare una PlayStation 5 che è una macchina completamente nuova, cioè l'SSD invece che l'hard disk, quindi maggiori velocità di caricamento dei giochi. Lo vediamo anche quando siamo io e te che stiamo per partire per la gara, cioè, tu sei in caricamento, io sono già in griglia, bello tranquillo. Cioè, anche lì, secondo me, per un po' ok, cioè se c'era quel problema lì che c'era nel 2020, 2021, 2020, post-Covid, è normale che devi dare la possibilità anche ai giocatori di PlayStation 4, perché c'è un problema tuo Sony che non riesce a produrre PlayStation 5. Però adesso che le produci, dopo un po', cioè, secondo me è ora di tagliare il cordone ombelicale alla PlayStation 4. Molto bene, io ringrazio Doc per questo volo pindarico, palese tentativo di guadagnare tempo per far entrare full gas, ma ci hanno scritto a livello organizzativo, lo recuperano nel party post. Per entrare full guys? Quasi, circa. E dai, quindi direi, anche perché se dovevamo continuare a guadagnare tempo finivamo nel conflitto israelo-palestinese pur di allungare la serata, quindi eviterei di esporci così tanto. Un bel geopolitics formato targato fit. Nova Lectio con Mark Luconi, aspettiamo una collaborazione con la micronazione di Prato nel giardino di casa. Molto bene, dai, allora io liberiamo i primi due classificati. Grazie Rugio, buonanotte. Grazie a voi ragazzi, buonanotte. Grazie Emma, buonanotte. Buonanotte ragazzi. Grazie Doc, buonanotte, ben giocato questo 2 minutini guadagnati nel palese arrampicarsi sugli specchi, davvero ben giocati. Guarda, sarebbe, cioè, oddio, la proprietà dialettica non è il mio forte, però sugli argomenti ci sarebbe da fare una serie. quello che volete, comunque. No, ma anche perché poi non è andato bene, No. Barbalong X, proprio lui. Meraviglia. Va bene, buonanotte, dai, direi che... ci vediamo ad Abu Dhabi. Direi che siamo in conclusione. Per i campionati FIT l'appuntamento è lunedì con la Sport, martedì la Pro e mercoledì la Master League, sempre qui in Brasile. La Prime invece la ritroveremo direttamente venerdì prossimo per l'ultimo round e i saluti finali a questa categoria ad Abu Dhabi, con ovviamente anche l'intervista a tutti i piloti che saranno disponibili a collegarsi sempre qui su Discord. Magari li invitiamo, anche lo ricordiamo con la webcam, sarà bellissimo risentire e rivedere il buon Paolone, Naspaz, Alex, Robby, tutti quanti, anche i ragazzi che magari non sono sempre stati presenti qui con noi, classificati primi tre sotto la bandiera a scacchio, quindi anche per rispolverare e conoscere magari anche per la prima volta il volto di qualche pilota novizio. Anche da parte mia è tutto, ci vediamo sui vari social targati Formula Italia Team e sul sito www.formulaitalianteam.com. Grazie di nuovo a tutti e buonanotte.